fainé, la farinata di ceci della cucina sassarese, un piatto portato in Sardegna dai genovesi il secolo scorso. In via Usai, nel centro di Sassari, il forno che propone questa specialità viene letteralmente preso d'assalto, tanto che ne sorgono altri un po' ovunque. Noi qua come famiglia, ad esempio, ci siamo 50 anni. Qua, in questo locale qua, hanno sempre fatto solo fainé. Questo locale esiste soltanto per la fainé. Io lavoro con i miei fratelli e più con questi ragazzi che comunque ci sono una vita con noi, anche per loro è una bella cosa, una soddisfazione morale. A Sassari quando, tu sei quello della fainé, è una cosa insomma abbastanza bella. Siamo a Mezzana Salice, nel comune di San Severo Lucano, ai piedi del Monte Pollino. Più o meno circa 50 anni che facciamo questo tipo di lavoro e ci andiamo avanti sempre in questo modo, la lievitazione naturale e tutte le cose, il forno a legno. Per fare il pane utilizziamo farina di semola di grano duro e farina zero bianca di grano tenero. Ce l'hanno insegnato i nostri genitori, come lo facevano una volta nelle loro case. Pezzatore facciamo da un chilo, mezzo chilo e due forme belle da 2 chilogrammi ancora, come si faceva una volta. Il metodo di una volta, sì. L'estate si lavora e l'inverno andiamo a rilento. I paesani nostri nella nostra zona. E poi tutti i turisti ce lo apprezzano. Facciamo biscotti, facciamo preselle, facciamo dolcetti. Tutta la nostra produzione locale, prodotti tipici della zona. Però lei è un treccione di pizza che abbiamo inventato noi, di famiglia, insieme a mio zio Salvatore Cucudo, che è uno dei campioni mondiali della pizza. È un campione europeo, siamo stati campioni europei. E lui ha inventato questo rollè che abbiamo trasmesso di famiglia. È un treccione di pizza, è una pizza che noi stiriamo tutta quanta allargata con un panetto di 250 grammi, quindi immagina, è una cosa pazzesca. E che andiamo a farci con porcino, il rollè catanese possiamo fare tume e acciughe, facciamo così, con la tuma, con il pepato, l'acciughe e olive. La classica pizza tonda, cotta a legno e servita nel piatto, a volte anche tagliata a spicchi. La pizza al taglio, condita e cotta in teglie di metallo, consumata a tranci e venduta a peso, come succede per la pizza alla pala, che però è cotta direttamente sul piano del forno. Diversi modi per preparare la pizza, alla cui base rimane l'impasto composto da farina, acqua e lievito. Ogni regione la può proporre seguendo la propria tradizione, utilizzando materie prime e ingredienti del territorio, in grado di rendere unico il piatto che, insieme alla pasta, più rappresenta la cucina italiana nel mondo. Pugliese, base di pomodoro, fior di latte, all'uscita verrà condita con una stracciatella di burrata, olive nere e rucola.